su questa mozione il Movimento 5 Stelle si asterrà e vado a spiegare brevemente i motivi. Nella mozione di cui lei è primo firmatario, Presidente, a prescindere dalle cose che diceva il collega De Priamo sul decoro, sulla sicurezza, però poi nel dispositivo si chiedono tre cose, precisamente, cioè si chiede la sospensione del contributo di soggiorno ai minori, cancellazione della TOSAP e COSAP, quindi nel nostro caso ovviamente della COSAP, e quindi l'abbassamento a livello residenziale della TARI per le strutture ricettive durante i periodi di chiusura o per mancanza dei clienti fino alla scadenza dello stato di emergenza sanitaria. Allora, anch'io mi sono confrontato ovviamente con l'assessore e devo dire che per quanto riguarda, quindi a prescindere magari da sensazioni che possono essere scaturite da vostre interlocuzioni con l'assessore, però merito al contributo di soggiorno, io in franchezza vado semplicemente a dire questo: contributo di soggiorno è un contributo che pagano i turisti che vengono a visitare la nostra meravigliosa città. Non penso che siano questi euro in qualche modo a far rinunciare al loro interesse, alla loro voglia di visitarci, mentre d'altra parte contributo di soggiorno è un'entrata finanziaria che aiuta Roma, in assenza della quale bisogna necessariamente andare a sottrarre qualche servizio. Quindi, in tutta franchezza, penso che non, tutto sommato, non, questa misura di aiuto in questo momento forse Roma può permettersi di evitarla opportunamente, per la prima cosa. Il secondo punto è, lei sa bene che la COSAP, parliamo di, ora fra l'altro si chiama canone unico, no? C'è stata questa unificazione e devo dire che gli albergatori che hanno questa contribuzione sono pochi, sono minimi e sono quelli che poi hanno chiesto e fanno la somministrazione anche sulle repubbliche, quindi sono pochi e in realtà ce l'hanno già esentata per misure e indicazioni a livello subordinato nazionale, quindi anche su questo diciamo forse questa misura è già superata. E per arrivare alla terza, quella della Tari, invece sì, qui c'è stato il confronto e anche la nostra interlocuzione di maggioranza con l'assessore Lemmetti, il quale mi ha confermato, e quindi forse questa è un'anticipazione, vado a dirla, che alcune categorie avranno automaticamente le riduzioni in bolletta nel secondo semestre, e quindi tra questi abbiamo anche gli alberghi e le strutture ricettive. A queste poi si affiancano altri operatori, cinema, i teatri, i banchi e mercati di beni durevoli, le ristorazioni, le bar, le pasticcerie, i banchi e mercati di generi alimentari, discoteche e nightclub. E quindi devo dire che Roma in questo è molto generosa perché ha ridotto fino al 52,2% di quello che poteva ridurre, ovvero della parte variabile della tariffa. Quindi, a fronte di queste precisazioni di cui ho informato i colleghi e l'Assemblea, noi ci asterremo, insomma, riteniamo a questo punto opportuno astenerci. Grazie, Presidente.